Pittori, fotografi, artisti, musicisti, non mancherà nulla fino a domenica a Fermo, perché Bibi Jacopini ha organizzato qualcosa di incredibile per unire la bellezza della città ai luoghi meno conosciuti e da far scoprire. Per motivo è arrivata la 11ª edizione. È una scoperta che abbiamo fatto, che l'abbiamo rivenduta, tra virgolette, ai turisti e agli stessi cittadini fermani. Abbiamo inserito all'interno del centro storico tanti pittori e fotografi, quest'anno ne sono 70, aprendo delle chicche, cortili, giardini pensili, ad esempio il giardino pensile dell'Arcivescovado, o il cortile di Palazzo Solino e Palazzo Leoni Falconi in corso Cefalonia, dove allestiscono questi articoli in questi giorni fino a domenica 28. Scopriamo anche altre bellezze, la Torre Matteucci, la trecentesca Torre Matteucci, l'antica sorgente del Teatro Romano del primo secolo a.C. Abbiamo una chicca quest'anno, anzi più di una. Una è l'antica sala del capitolo dell'Arciconfraternita della Pietà. Posso? Che ospitava l'assemblea, l'assise della confraternita, dove decidevano, avevano questa particolarità, potevano decidere di dare la grazia a un condannato a morte il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo. Un'altra chicca è la visita al retro dell'orologio di piazza, perché anche le piccole cose possono creare stupore, che è la filosofia di Fermo Attivo. Si accede all'interno del palazzo della biblioteca e nel corridoio degli uffici, fino ad andare in un piccolo locale dove si può ammirare questo splendido quadrante del Settecento e volendo immaginare la piazza che è sotto. Oggi ci troviamo nella stanza dell'orologio dove appunto abbiamo l'orologio con il quadrante di inizi 700, il meccanismo che è stato cambiato negli anni a fine anni 60, è un Trebbino che la ditta è tuttora esistente, una ditta piemontese. E l'ultimo restauro fatto all'orologio al quadrante risale al 2015. Sui due discendenti, diciamo, qua alla base, no? Da dove? Qui, tu guarda questa. Quando loro nel 95, sì, sono entrati dentro, guarda qui tutto umido, no? E quello goccia goccia comunque a terra su sti canaletti che piano piano, cioè immagina che la lunghezza, no? Che hanno trovato, che è quasi 100 metri.